Noi praticamente siamo nati il 13 gennaio del 2008, per la precisione, quindi già un po' di anni che giriamo in questo ambiente. Siamo arrivati qui praticamente che non c'era nulla e siamo riusciti a creare un gruppo di lavoro. Molto importante la situazione che si è venuta a creare, perché dà modo ai ragazzi di utilizzare questo circolo non solo come un circolo dove si gioca a tennis, ma un pochino come fosse anche dopo scuola, quindi anche i genitori sono parecchio contenti perché prendono la bicicletta, vengono qua e vivono un po' il circolo, e questo ci fa molto piacere. Qui a Sale si è creata una realtà che mi ha adottato come, diciamo così, grande vecchio, perché come avrete visto stiamo tra i 15 e i 20 anni sopra media rispetto ai miei compagni di squadra. Una realtà secondo me bellissima in un paese dove quasi tutti giocano a tennis, gestita da persone che lo fanno solo per passione, con due maestri giovani bravi che sono anche degli amici. Io qui prima di tutto ho trovato un ambiente bellissimo per fare sport. Abbiamo contattato in primis Andrea Vaggi, che è il nostro maestro, il maestro del circolo, e poi di conseguenza abbiamo conosciuto anche Leo Santinoli. Con loro siamo riusciti a fare una scuola riconosciuta dalla federazione, ed era composta, quando siamo nati il primo anno, da 35 bambini. Ed la cosa è andata sempre in crescendo, siamo arrivati a 45, 60, 70, quindi abbiamo un gruppo bambini molto fornito che va dai 4 ai 16 anni. Poi passiamo però al gruppo adulti, che è composto da una quarantina di persone che fanno i corsi serali. Una realtà che è nata così, diciamo, per gioco, possiamo dire che è nata per gioco, poi si è sviluppata e adesso è un po' diventata un po' una famiglia. Sono istruttrice di primo grado. Per me il bello di giocare a tennis è trovarsi ogni giorno a confronto con un avversario e riuscire a vincere, oltre che con l'avversario, con se stessi. Si lavora tanto con se stessi, bisogna essere bravi a capire e a vincere le proprie emozioni soprattutto. E una volta che si riesce a fare ciò, si è vincenti in campo sempre, anche quando si perde, perché in ogni caso si è dato l'anima. Giocare a tennis è bello e consigliabile perché è uno sport che da subito ti insegna che devi prenderti delle responsabilità, che ti insegna che sei da solo, te la devi cavare da solo, se vinci, vinci tu, e se perdi è colpa tua, insomma, quindi ti prendi i meriti e anche le colpe, e questo aiuta molto anche nella vita di tutti i giorni. La mia passione per il tennis è nata 8 anni fa, soprattutto perché mio papà giocava, da lì è cominciato tutto. Le tre cose più belle da giocare a tennis sono, prima di tutto, la competizione, il fatto che sia uno sport uno contro uno, che non è un gioco di squadra, quindi sei tu da solo in campo, contro l'avversario, sei tu che decidi come va la partita. E poi il fatto che è uno sport molto divertente, ti diverti molto in campo a giocare. Secondo me il tennis fondamentalmente è uno sport dove serve tanta forza mentale, uno sport spettacolare anche da vedere. Il tennis è uno sport che ti forma a livello personale e ti fa vivere delle emozioni uniche, secondo me. Devi sempre dimostrarti quanto vali rispetto al tuo avversario. Un bel obiettivo raggiunto da questa scuola è la giornata di oggi, essere riusciti ad arrivare a giocare una competizione come la Serie C, che è un campionato a livello regionale abbastanza importante, e ospitare dei giocatori forti che vengono a sfidarci, e io sono orgoglioso di rappresentare questa bella realtà
di sale. Questo è stato un punto d'arrivo dopo anni di agonismo a livelli inferiori per il circolo. Chiaramente siamo partiti da una D2, poi siamo riusciti ad arrivare in Serie C e oggi lottiamo per provare a salire ancora. Beh, avere una squadra locale in Serie C vuol dire essere presenti in una situazione importante e per il paese che è sale è una soddisfazione, insomma. Essere in Serie C è una bella sensazione, soprattutto giocare qui per il sale. Io sono un grande tifoso, li seguo sempre. L'anno scorso sono andato anche a Reggio Calabria a seguirli in finale. La reazione del pubblico è sempre molto calda, ci sono sempre molte persone sia in casa che in trasferta. Questa è una bella cosa per il tennis. Abbiamo una squadra di C molto forte e oggi siamo proprio qui in questo circolo per fare il tifo. Io sono una tifosa sfegatata